c'è come una porta d'ingresso al Parco Verde. Questa accoglienza con queste due bambine funziona. Ora devo completare i capelli della bambina di sinistra. Buongiorno, sei il numero uno, e che vado a filare i combini, stupendo, meraviglia. È bellissimo proprio, devo dire la verità, no? Poi provo di avvicinare la finestra a me, cosa? Preferivo il giallo, quello mi ha fatto bello, non è da poco più palazzo. Penso che un pittore non salverà un quartiere e non cambierà le sorti di nessuno, neanche un dipinto, ma se uniamo le forze possiamo innescare dei processi di rigenerazione. Il germoglio che tengono in mano ha bisogno di cura per crescere, ma può diventare maestoso, ma devi stare lì a proteggerlo finché non sarà robusto per diventare un albero enorme. Un simbolo bellissimo che segnala la grande scommessa che stiamo facendo qui con le associazioni, anche con l'amministrazione comunale, per cambiare questo quartiere. La bellezza è uno strumento indispensabile per battere il degrado e per favorire percorsi comunitari. Questo bellissimo murales è un pezzetto di un lavoro che si sta facendo qui a Parco Verde da 10 anni, partendo dai bambini, dalla bellezza e dalla cultura. Per noi rappresenta il simbolo di una bellezza che dobbiamo ritrovare e sulla quale dobbiamo ricostruire un futuro diverso per il Parco Verde e per Caivano. Questo murales rappresenta la storia di questo quartiere, rappresenta la storia del riscatto e dell'attenzione che lo Stato deve avere per questo quartiere. Spero che questo è solo l'inizio per un futuro migliore per questo rione. Io sono figlio di questo rione e spero solo il meglio.